Amici sportivi, buon pomeriggio da Donato Grimaldi, qui dal comunale Lino Battista. In questo momento il terreno di gioco è libero, ma fino a pochi minuti fa ci sono stati i ragazzi che stanno curando la preparazione in vista del prossimo campionato agli ordini del mister Lorenzo Pittiglio. Il nuovo mister sta programmando un lavoro, un grande lavoro con questi ragazzi per trovarsi preparati ai prossimi impegni di campionato, alle prossime gare, uno dei prossimi impegni di campionato. Quindi proseguiamo con questo punto estivo proprio con un'intervista al mister Lorenzo Pittiglio. Siamo qui a Lino Battista con il mister Lorenzo Pittiglio, il nuovo allenatore di Roccasecca, ad una settimana dall'inizio del lavoro di preparazione. Mister, come prosegue questo lavoro? Una prima settimana di intro, quindi abbiamo cercato di buttare via quelle scorie estive e ripristinare a livello aerobico la condizione giusta, ottimale, per poter lavorare in questa seconda settimana su carichi elevati. Per quanto riguarda a livello tattico, stiamo lavorando in maniera intensa su quei concetti che a mio avviso sono determinanti. Molti sono abituati su ritmi e cultura di lavoro diversa da quella che mi impegna, nel senso che sono abituato a lavorare sul campo e molti ragazzi purtroppo non hanno questa cultura del lavoro, però pian piano si stanno mostrando dediti al lavoro e vogliosi di conoscere, sono curiosi ed è importante perché comunque la conoscenza poi alla fine alla lunga pagherà sempre, soprattutto su quei concetti di gioco che ci daranno modo di poterci esprimere bene durante tutto l'arco dell'anno. Ci vuole un bel po' di tempo, però alla fine ecco, comunque sono soddisfatto per queste prime due settimane di lavoro. Come vede l'integrazione fra i vecchi giocatori del Roccasecca e i nuovi arrivati? No, sono contento da questo punto di vista perché comunque diciamo i vecchi, tra virgolette, gli storici del Roccasecca sono ragazzi educati, rispettosi, e si sono integrati benissimo, un gran gruppo, poi molti si conoscono perché alla fine hanno giocato chi più chi meno sempre insieme anche nell'Interland, quindi grosso modo si conoscono e non è stato poi difficile integrarsi in quello che è il gruppo, dove deve essere il dogma per poter puntare sicuramente in alto e fare bene, perché senza gruppo difficilmente si riesce a creare un qualcosa di importante. I prossimi impegni di questa preparazione? I prossimi impegni, ecco, abbiamo fatto oggi e poi lavoreremo domani e dopodomani, sabato amichevole a Sora, poi riprenderemo la settimana prossima, il 17 avremo un altro test contro l'Ausonia. Mister, c'è un bel entourage intorno a questa squadra, la presenza dei tifosi le dice qualcosa? Assolutamente sì, mi ha fatto veramente piacere vedere i tifosi in questi giorni al campo, perché comunque dà stimoli a me, dà stimoli alla squadra e dà sensazioni positive, laddove la loro presenza può darci solamente forza e farci capire realmente quello che è la forza del Roccasecca, quindi racchiude quella forza di un paese, di un gruppo di tifosi che vogliono portare avanti un progetto importante. Insieme a loro dobbiamo cercare di raggiungere obiettivi importanti e loro saranno sicuramente la nostra forza. Mister, grazie della disponibilità, in bocca al lupo per il lavoro che sta facendo, al prossimo appuntamento. Grazie e crepi il lupo anche a voi.